bellezza infinita. Buonasera a tutti, un'altra puntata di Padelle Grembiuli. Buonasera Nick. Buonasera Silvana, siamo contenti perché si ritorna nelle Marche. Ma che bella anche regione. Anche questa sera. Ma che bella regione, veramente. E siamo fortunati, no? Perché è sempre bello fare il giro dell'Italia, no? Per vedere le ricette. In Italia si mangia bene dappertutto, non ci sono dubbi, Però ci sono delle regioni che sono mozzafiato per tanti motivi. E poi no? Ogni regione ha la sua particolarità, tra l'altro, Nick. È tutto misteriosa, bella, inutile, difficile descriverla questa regione, ma è tutta le Marche. Tutta da scoprire. C'ha tanto per tutti, veramente, ci aspetta l'anno prossimo. Sì, sì. Ci aspetta anche Gianmarco Di Girolami, che di nuovo è il nostro chef questa sera. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Che bello ritrovarci nuovamente. Abbiamo la settimana scorsa abbiamo un po' discusso e spiegato a tutti gli amici che ci seguono tipicità, perché è importante ricordarlo. Tipicità descrive tutte le bellezze delle Marche. Sì, tipicità comprende tutto quello che sono le Marche, a partire dal cibo, dal vino, dalla moda. Quindi è un grande magazzino, diciamo, una grande organizzazione che promuove le Marche sia a livello nazionale che a livello internazionale. Vogliamo ricordare un'altra cosa, perché lo so che le Marche, insomma, si mangia bene dappertutto, l'abbiamo detto, ma Gianmarco, tu vieni esattamente da dove? Lo so che abbiamo detto la settimana scorsa, ma ricordiamoli per gli amici che ci seguono questa sera, tu vieni da dove esattamente, dalle Marche? Io vengo da un piccolo comune che si chiama Offida, nella provincia di Ascoli Piceno, quindi nella parte sud delle Marche. Piccolo comune di 5.000 abitanti, ma comunque molto, molto legato a quello che riguarda il cibo. Quindi siamo parecchi ristoranti, parecchi nomi di chef che comunque stiamo cercando di venire fuori e farci conoscere in tutta Italia comunque. Certo, e tra l'altro Gianmarco, qual è il tuo ristorante a Offida? Ah, il mio ristorante è Blob Caffè Ristorante. Questo nome può suonare strano, ma un Blob Caffè perché comunque è un'attività storica. Ora, quest'anno abbiamo festeggiato i 58 anni di attività. È partito tutto con un caffè e poi si è trasformato negli anni. Ecco, adesso c'è questo ristorante che gestisco io nella cucina, e la parte del bar lo segue mia madre. Comunque tramandiamo il bar e adesso il ristorante di generazione in generazione. Iniziato mia nonna, mia madre e adesso io. Faremo un giro l'anno prossimo. Senz'altro veniamo a fare un giro, ma comunque è bello vedere che gli chef che hanno tanto rispetto, non ci sono dubbi, l'amore e la passione per la cucina è nata proprio sempre dalla nonna, dalla mamma, insomma in famiglia, e questa è vera passione, insomma. Sì, sono passioni che vengono tramandate di generazione in generazione, e poi ogni famiglia, per esempio, può avere le sue ricette, può avere le sue declinazioni in ogni ricetta. Per esempio anche questa ricetta che presenteremo stasera, le olive all'ascolana, ogni famiglia ha la sua, diciamo, dose, la sua ricetta, e ogni famiglia dice che le sue olive sono le più buone. Quindi in Ascoli, ad Offida, magari, ecco, ogni famiglia che si sente dice: ah, le mie olive sono le più buone. E il bello è anche questo. Però bisogna dire che invenzione, le olive ascolane, veramente una cosa incredibile. Poi Silvana, stavamo dicendo il piatto preferito, perché l'anno scorso, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, Gianmarco Di Girolami era con la delegazione, cioè è venuto qui a Montreal, e noi eravamo lì con la televisione, e la prima cosa che Silvana, la prima cosa che ha detto: mi ricordo le olive ascolane e mi ricordo appunto di Gianmarco. Sì, li soffriggeva e man manino li tirava fuori dalla pentola, noi avevamo il piacere di poterle assaggiare calde calde, che buone. Sì, vanno via come caramelle. Sì, vanno via molto velocemente, e poi possono essere
essere considerate uno street food iniziale, quindi adesso qui in Italia si parla molto di street food, cibo veloce, cibo di strada, ma queste le olive penso che quando sono nate, si parla del 1800, siano nate queste olive alla Ascolana, è stato il primo street food nel mondo, diciamo. Interessante, e sono tuttora molto ricercate e amate. Altro che patatine. Altro che patatine. Allora, diventa sempre un problema guardarti soltanto, e sì, possiamo solo ricordare come erano quelle olive ascolane quando eravate sul posto, ma intanto vedo che sei già pronto per metterti all'opera. Tanti ingredienti. Per le olive all'ascolana ci sono parecchi ingredienti, parecchi passaggi. Vi spiego molto velocemente tutti gli ingredienti che andremo ad usare. Allora, andremo ad usare della carne di manzo, del maiale, del petto di pollo, sedano, carote e cipolla, la scorza del limone, la noce moscata, parmigiano reggiano, uova che verranno utilizzate sia nell'impasto, quindi una volta cotta la carne verrà macinata e poi verrà aggiunto del limone, scorza di limone, noce moscata, parmigiano grattugiato e delle uova. Poi useremo della farina per panare, il pan grattato e le uova. E poi come ingrediente principale l'oliva tenera ascolana DOP, che verrà denocciolata. Per denocciolare l'oliva, per fare l'oliva all'ascolana c'è un piccolo segreto. L'oliva deve essere denocciolata a spirale, quindi molto velocemente vi faccio vedere come viene denocciolata. Quindi andremo a creare questa spirale che verrà riempita di carne, poi verrà passata nella farina, nelle uova e nel pan grattato e poi successivamente fritta. Fantastico! Questa sera abbiamo sotto i riflettori le Marche, la regione delle Marche. Ci fermiamo per qualche utile consiglio e poi ritorniamo subito da Gianmarco. A tra poco. Un saluto agli amici del Canada dall'Università di Camerino. Sono Gianni Sagratini, sono il responsabile del corso di studi in scienze gastronomiche. Per noi il cibo è cultura, il cibo è scienza, il cibo è identità territoriale. Oggi parliamo di olive all'ascolana. Le olive all'ascolana rappresentano una preparazione gastronomica tipica della nostra regione, delle Marche. Le olive all'ascolana hanno ottenuto nel 2005 la denominazione DOP, di origine protetta, che ovviamente è molto importante perché mira a tracciare tutta e a garantire tutta la filiera di produzione dell'intero processo gastronomico. Le olive all'ascolana vengono preparate utilizzando una varietà di olive che è chiamata tenera ascolana, con una polpa croccante e con un nocciolo più piccolo rispetto alle altre varietà di olive. Buona degustazione. Di ritorno, ritorniamo nelle Marche, ritorniamo ad Ancona precisamente. E dove bisogna anche dirlo, questo ci permette di ringraziare tanta gente che è giusto per fare dei programmi del genere, che poi sono virtuali, sembra facile farli, però bisogna organizzare tanta gente. Devo dire, ringraziamo di vero cuore Deborah Rossi, che è la prima, le donne vanno prima, giustamente, ma anche perché c'è un grande lavoro, quello di mettere tutto insieme e di riuscire poi a far vedere quello che noi vi stiamo facendo vedere. Quindi Deborah Rossi, ciao e grazie Deborah. Luca Facchini, come al solito, grande, grande, grande. E Alberto Monachesi, di nuovo un grazie da parte di tutti noi. Poi la cucina, una splendida cucina, ricordiamo del Confcommercio Marche Centrali ed è ad Ancona, come stavamo dicendo. Ringraziamo il direttore Massimiliano Polacco. Ed eccoci qui, pronti per ritornare. E qui si comincia a far sentire la fame. Ritorniamo e poi in cucina. Le olive ascolane, Silva. Che sì, facciamo? Ritorniamo da Gianmarco di Girolami.
che appunto questa sera ci prepara le olive alla scolana. Eccolo qua. Eccoci. È vero, è in azione, sì, in sì. Azione. A te. Allora, quindi stiamo preparando il soffritto di carne, quindi abbiamo messo in pentola il manzo, il maiale e il petto di pollo con sedano, carote e cipolla. Facciamo rosolare, andiamo a sfumare con del vino e lasciamo cuocere a lungo. Questa è una cottura molto lunga, in modo che la carne comunque si inizi anche a sfaldare da sola, quindi tutto il collagene va perso. E poi, una volta cotta la carne, la andiamo a freddare. Una volta freddata la carne, va macinata. Viene macinata per due volte, in modo che abbiamo un impasto molto molto fine. A questo impasto, che io già ho portato, non so se si può vedere, già macinato, sì, due volte, andiamo ad aggiungere del parmigiano, quindi in questo caso grattiamo del parmigiano grattugiato, della noce moscata, fondamentale, della scorzetta di limone, e aggiungiamo un uovo. Creiamo questo impasto, non so se, con cui poi andremo a farcire le olive denocciolate in a spirale. La particolarità dell'oliva alla scolana è che l'oliva tenera DOP deve essere denocciolata a spirale. Una volta pronto questo impasto, andremo a farcire l'oliva, quindi questo è un altro passaggio molto fondamentale. Quindi, una volta farcita l'oliva in questo modo, andiamo a compattare, non so se si può vedere bene, e poi va passato nella farina. L'oliva va passata nella farina. Una volta fatto il passaggio in farina, la andremo a mettere nell'uovo. E poi nel pan grattato. Noi nella ristorazione, per sicurezza, facciamo sempre due passaggi, quindi dopo passato nel pan grattato lo andremo a ripassare nell'uovo e nuovamente nel pan grattato. Ecco qui il risultato finale dell'oliva alla scolana. Eccolo là. Eccolo qui. Silvana, bella, tutto quel lavoro. Ah sì, ci vuole. E si mangiano come i lupini. Come i lupini. Sì, poi una tira l'altra, è difficile fermarsi. Questa oliva va fritta in olio di semi bollente, quindi adesso vediamo se l'olio è pronto, possiamo quasi iniziare a friggerle. Sì. Ma è incredibile. Tipico proprio delle Marche, questo. Tutti credo che si chiedono, tutti ce lo stanno chiedendo, ma come tanto lavoro per queste olive a scolare, però ne vale la pena. Perché, eccolo qui l'olio. Insomma, sono buonissime. Sì. Questa qui poi è una ricetta, diciamo, che si usa in tutte le feste tradizionali, quindi tutte le ricorrenze, Natale, Pasqua, non è festa senza oliva alla scolana da noi, che poi molto spesso va a concludere quello che è il fritto misto alla scolana, quindi fritto misto alla scolana, che sono le costine di agnello panate, fritte. Quindi nel fritto misto c'è, ecco, la costina di agnello, le olive, la crema fritta, i carciofi, poi ecco, in base alla stagione uno può aggiungere carciofi, zucchine, però gli ingredienti, i tre ingredienti principali del fritto misto alla scolana sono olive, agnello e cremini. Anche questo deve essere buono, Nick. Io mi voglio trasferire nelle Marche, dobbiamo provare sta cosa, è incredibile. Vi aspettiamo a braccia aperte. Però è vero che le olive ascolane rappresentano, insomma, anche un po' quella che è la cucina delle Marche, ma è vero che si mangiano
tutto l'anno, non è una cosa che si fa solo a Natale o a Pasqua. Diciamo le ricorrenze, io ricordo piuttosto a Natale comunque. Ogni scusa è buona, diciamo le violine a scolare. Buona, buona, buona. Fantastico. Le violine a scolare si mangiano sempre, in qualsiasi occasione, c'è una cena tra amici, non può mai mancare l'olio alla scolana. Noi per queste cose siamo molto, molto legati. Alle tradizioni non ce le facciamo mancare. Gianmarco Di Girolami, chissà quanta gente ti sta guardando in questo istante, marchigiani di Montreal, siamo collegati con le Marche, un saluto giusto e chiaro allo chef in questo istante, però è arrivato il momento di fermarci, Silvana. Sì, un'altra pausa caffè, torniamo subito dopo, rimanete con noi. Infinita. Di ritorno e sicuramente anche voi sentite già il profumo delle olive ascolane, io lo sento, lo posso immaginare. Io sento, c'è una fame che non ti dico e non riesco più a parlare, anche perché le olive ascolane, lì abbiamo visti quando sono venuti a Montreal, c'era una corsa a chi più poteva prendere, cioè era una cosa, più mettevano e più prendevamo, cioè è veramente difficile, però siamo lontani, allora possiamo solo riimmaginare. Esatto. È un mondo incredibile quello delle Marche. Ci ricolleghiamo con Gianmarco Di Girolami. E Gianmarco, prima di passare appunto di parlare delle olive, siamo curiosi di sapere quali sono i dolci tipici, diciamo, della regione Marche, o precisamente da Offida. Guarda, dolci tipici paese, nelle Marche ce ne sono parecchi. Io vi posso dire qualche chicca su quello che riguarda il mio territorio, diciamo, nel comune di Offida. Nel comune di Offida noi prepariamo un funghetto offidano, come potete vederlo qui. È una preparazione molto semplice. Gli ingredienti del funghetto sono acqua, farina, anice e zucchero. Questa qui è una preparazione molto antica che veniva fatta nelle famiglie, perché comunque era questo funghetto ricco di zucchero, dava parecchi nutrienti, quindi dava parecchia energia. Questo è un funghetto che viene impastato con acqua, farina, anice e zucchero, viene lasciato essiccare e poi viene cotto in forno, essiccare per 1-2 giorni in base comunque alle temperature. E poi viene cotto. In cottura lo zucchero che caramellizza esce fuori da una parte, quindi il guscio esterno si rompe e esce fuori questo impasto caramellizzato dallo zucchero sciolto e crea questa forma di funghetto. Quindi questa è un'altra cosa tipica del nostro comune che non può mancare a qualsiasi ricorrenza. Quindi iniziamo con delle ottime olive alla scolana, come potete vedere, e terminiamo ad Offida con il funghetto offidano. Allora, è incredibile, adesso ci hai messo KO, siamo proprio a terra, non ci possiamo più rialzare, però puoi sempre mettere in frigorifero, tanto noi veniamo qualche mesetto dopo, arriveremo a fare un giro. O mandi tutto, facciamo il famoso pacco, sai, i pacchi che si facevano una volta, no? Sì. Manda tutto. No, comunque è molto bello. Vi aspettiamo nelle Marche.
Vi aspettiamo nelle Marche a visitare la nostra fantastica regione, dal sud al nord, quindi da Offida a Pesaro, non sbagliate un colpo nelle Marche. E Gianmarco, magari che vino scegli per da accompagnare con le tue olive ascolane? Ma guarda, qui noi una bella bollicina, io vengo da Offida e magari una passerina brut comunque già inizia a starci molto bene insieme all'oliva tenera ascolana o l'oliva ascolana. Bene, e magari un vin santo per i funghetti? Ma noi ad Offida preferiamo il vino cotto più che vin santo. Okay. È anche nella nostra tradizione. Grazie Gianmarco Di Girolami. Grazie a voi. È proprio con questo che ci siamo molto contenti, grazie per tutto quello che ci avete fatto vedere. Possiamo solo degustare, insomma, con gli occhi. Grazie mille. Avremo modo di risentirci nuovamente. Eccole là. Eccole là. Vi abbracciamo tutti. Grazie di tutto. Un salutone. Un abbraccio. Ciao, grazie. Grazie. Ed è arrivato il momento, Silvana, ahimè, di chiudere. Ce ne andiamo tutti adesso e pensiamo a quello che abbiamo appena visto. Chissà quanti marchigiani si metteranno a fare le olive ascolane domani. E non marchigiani soprattutto, perché i marchigiani già conoscono la ricetta, ma marchigiani potranno appunto prepararli. E intanto noi vi lasciamo col pensiero della sera. Buonasera tutti. A tutti. Buonasera. Bellezza infinita.